Mi devo parlare. Mi rendo conto che forse non ci siamo presi, però non ha senso magari rimanere, no? Cioè a me la cosa che più mi ha messo sotto pressione è stato il fatto del lavoro che mi hai detto. Tu vuoi che io scelga te solo perché tu hai lasciato il lavoro? No, non è appunto, stato questo. È questo che ti dico. Cioè, perché uno dice, che fai una cosa e poi te la rinfaccio? Ho pensato che poi il mio percorso è finito qua. Quindi ho pensato di andare via. E vi volevo ringraziare a tutti per l'esperienza bellissima, per essere state... Ma sei sicura di questa Ma tua scelta? Sì, perché comunque lui deve seguire il suo cuore, deve seguire... Mi sembra giusto così, alla fine... Però sono contentissima di tutta l'esperienza e vi volevo ringraziare tutti. E poi vengo in Liguria. Grazie. Mi dispiace essermi fatta un po' prendere magari dalle ansie o dalle paure e non essere riuscita a trasmettere la parte quella più leggera di me. Avrei preferito magari che mi avesse conosciuto un po' meglio. Ma se mi vedi un attimo fuori ti parlo da solo. Aspetta che saluto anche Vale. Mi metto le pantofole. Grazie, Vale. Vabbè, che vuoi, abbiamo legato, abbiamo dormito tutte e tre assieme. Sì, dai. Forse questo troppo volere che tutto andasse nel modo giusto ha fatto troppa pressione, ecco. Ciao, in bocca al lupo. Ciao, grazie. E ora? E ora? Io ho sbagliato, sicuro, magari tutti e due abbiamo sbagliato. Forse io non mi sono espressa bene, sicuro, perché sono anche tanto altro, ma vabbè, evidentemente non è uscito quello che doveva uscire. Comunque... A me mi dispiace, però è meglio così perché non... neanche io me la sentivo di continuare. Però io ti volevo tantissimo ringraziare per tutto quello che comunque che mi hai fatto vedere, che mi hai fatto vivere, però mi hai portato nel tuo mondo, con la tua famiglia, in questo posto bellissimo dove io mi sono trovata benissimo, davvero, è una vita che mi piace tantissimo, che... e ti volevo ringraziare comunque. E poi ti vengo a trovare. Quando vuoi. E poi spero che trovi la persona giusta, chiaramente. Speriamo. Ciao Rosy. Ciao. Ho voluto interrompere questa conoscenza con Michele perché ho sentito che le cose comunque tra noi non stavano andando più bene e che probabilmente non ci siamo capiti. Avevamo tante cose in comune, però questo non è tutto in una relazione. Cioè, Negra, tu ti trovi bene su alcune cose con una, è la donna della tua vita.